Bentrovati, bentrovati ore 13, lo spazio che precede il telegiornale meridiano di Tele4 è tornato a trovarci nei nostri studi. Enrico Eva, direttore Confartigianato Friuli Venezia Giulia, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, possiamo con Enrico Eva possiamo sciorinare anche diversi dati sulla situazione attuale. Si parla di società in fallimento, società fallite sul territorio. Parliamo prettamente di Trieste, parliamo soprattutto del settore dell'edilizia, perché c'è da fare un bilancio, Eva, con il super bonus. Cosa è successo, come è stato gestito anche a livello imprenditoriale da chi ne ha usufruito, e la situazione attuale, che mi pare e non sia per niente rosea. Assolutamente no, ma io vi porto come di consueto dei dati, poi ognuno dà delle analisi, dà delle interpretazioni dei dati, io vi fornirò personalmente la mia interpretazione, però oggi siamo qua quindi a commentare dati. Allora, dato 2024, quindi anno corrente, stiamo parlando Tribunale di Trieste, quindi stiamo parlando del nostro comune, su 15 liquidazioni giudiziarie, questo è dopo la nuova riforma della crisi d'impresa, il nuovo nome di fallimenti, quindi su 15 fallimenti, per parlare con un termine sul quale eravamo già abituati a gestirlo, 10 sono collegati ad imprese edili Trieste. Ciò significa che quasi il 70% dei fallimenti sono di pertinenza di imprese edili. Questo è un dato numerico da gennaio a ottobre, quindi in questi primi 10 mesi raccogliamo questo numero. Quello che fa riflettere è quante imprese edili, che sono la stragrande maggioranza, sono coinvolte in questa dinamica. Ecco perché inizia una riflessione, per cui parto con la mia riflessione, che è poi quella di Confartigianato. Siamo molto legati al super bonus o agli incentivi dati per l'edilizia sostanzialmente. Quindi le imprese edili, forse uso il termine tra virgolette più impreparate, o forse quelle che hanno dovuto fare il passo più lungo della gamba, ma anche quelle, e ci tengo a dirlo, che correttamente hanno fatto le cose come andavano fatte, si sono trovate poi incagliate con la liquidità, di conseguenza l'impresa non ha più denari per pagare dipendenti e fornitori, quindi si arriva in ultima analisi, diciamo, alla procedura fallimentare. Questo è un dato triste che coinvolge, come ho detto, sia chi non ha saputo farsi calcoli bene, parlo dell'imprenditore, oppure ha fatto il passo più lungo della gamba, ne abbiamo visti, ce ne sono stati casi di questi, ma c'è anche chi in maniera molto regolare ha usufruito della norma che lo Stato ha messo a disposizione, dove ricordo ci sono stati più di 10 modifiche normative a gioco in corso, cioè sarebbe come dire che io e lei oggi giochiamo a Monopoli, però durante il gioco noi cambiamo 10 volte le regole del gioco, quindi è stato molto complesso, e quindi abbiamo ancora oggi molte imprese che non sono in procedura fallimentare, però alcune sono vicini, che hanno degli incagli di liquidità ferma per i famosi sconti in fattura che hanno fatto beneficiare al cliente finale, alla famiglia, l'impresa se l'è tenuta sul suo patrimonio, ma non riesce più a piazzarli sul mercato anche per diversi cambi di norma. Ecco, queste imprese sono incagliate fortemente con la liquidità, quindi mancano effettivamente liquidi, soldi in banca che sono essenziali per pagare fornitori e dipendenti. Quando si arriva ad un impasse sulla quale si capisce che non si può più proseguire, purtroppo l'impresa fallisce, quindi siamo in questa circostanza qua. Allora, una situazione non facilissima assolutamente da gestire, e sicuramente anche non facile da capire quale potrebbe essere di fatto la soluzione, perché ovviamente parlando dell'edilizia, anche insomma un settore che giustamente su cui si è investito molto in questo contesto, possiamo dire che ci sono soluzioni che arriveranno nel lungo termine? Bisogna fare un lavoro particolare, o meglio, chi ha iniziato prima anche a, come dire, approfittare di questo super bonus ha fatto bene, chi si è preso in ritardo ha avuto problematiche, alla fine chi è stato più colpito di fatto? Ma guardi, sicuramente chi si è mosso per prima, parlo sia dei committenti che delle imprese, e quindi che hanno concluso per tempo le operazioni super bonus, le operazioni sono concluse, sono andate anche bene, ho visto il dato nazionale, di fatto con questo intervento siamo intervenuti come Sistemi Italia sul patrimonio edilizio inferiore del 3% rispetto agli immobili, quindi un dato costosissimo
e il beneficio è ricaduto su, ecco, parliamo al di sotto del 3% degli immobili, quindi stiamo parlando di numeri molto molto risicati. Ecco perché questo governo, che anche le sue ragioni, ha messo uno stop forse troppo violento sull'operazione Superbonus, magari non dando la possibilità alle imprese che correttamente avevano fatto le operazioni di riuscire a gestire quello che poi avevano accumulato. Parlo di sconti fattura, ma in virtù di una norma che esisteva che consentiva loro di far questo. Io, per essere guardi molto realista, non vedo soluzioni nell'immediato periodo. Non, tristemente non le vedo. Quindi le imprese che hanno avuto un incagliamento consistente stanno lavorando con esposizioni, quindi con fidi bancari che costano, quindi pesano sul bilancio, e sono continuamente a caccia di vedere come smaltire i propri crediti. Certo, dipende. Uno, in base alla sua potenza di fuoco, di impresa, quanti crediti riesce a smaltirmi. Alcuni, ecco, come ho detto in premessa, hanno fatto dei passi forse troppo lunghi rispetto alle proprie potenzialità e quindi si sono trovati incagliati. Attenzione che questo incagliamento lo vediamo anche perché anche su Trieste abbiamo dei cantieri fermi. Dei cantieri fermi si commentano da soli. Il cantiere perché si ferma? Perché non ha liquidità per andare avanti. Quindi non tutti sono in questa fase, che è una fase triste, che oggi vi porto il numero dei fallimenti nell'edilizia. Riteniamo però che molte imprese stiano, ecco, non poco distanti da questo dato, no, soprattutto magari per imprese che si sono poi improvvisate, perché il super bonus di fatto che è una norma che droga il mercato. Io quando do un incentivo devo aspettarmi che c'è una corsa, poi il 110, no, si commenta da solo, no? Ricevi di più di quello che spendi, quindi concettualmente è anche difficile un po' da comprenderlo, quindi ha ingolosito parecchi soggetti, sono nate anche imprese. E qua, ecco, se mi posso permettere, un consiglio che do sempre ai committenti, che siano condomini, che siano persone fisiche, analizzare bene a chi do il lavoro. Cioè, molte volte si dedica poco, scarsissimo tempo nel selezionare l'impresa che mi deve fare, ma qualunque tipo di lavoro. Cioè, ho Questo è fretta di errato. approfittare Ma ecco, dell'incentivo non deve e di essere conseguenza. solamente il dato economico il primo. A Trieste siamo un po' abituati a ragionare ma quanto costa, è la prima domanda che uno ti fa. Ma il quanto costa è importante, ma non come prima domanda. Che impresa sei? Da quanti anni sei sul mercato? Che lavoro hai fatto prima di questi? E poi ci sta quanto costa. Se andiamo invece a selezionare un'impresa, molte volte attento, su questo territorio si tende a farlo. Già nella nostra regione abbiamo delle dinamiche diverse sulle scelte di imprese ad altre latitudini. Su Trieste purtroppo questo dato è molto presente. Il quanto costa, cioè il costo vince su tutto. Questo è un discorso errato, perché sul costo abbiamo l'impresa che magari è una neo-impresa con poca esperienza anche imprenditoriale, e quindi poi c'è il rischio alla fine, oltre di fare un danno all'impresa, di far danno ai lavoratori dell'impresa, perché non ci sono neanche i soldi per la liquidazione, per parlarsi molto chiari, di far danni ai fornitori, i fornitori sono altre imprese che hanno fornito materiali a questa impresa, ma poi di lasciare un cantiere a metà, a tre quarti, quindi anche il committente poi ha un danno da una scelta errata di un'impresa. Quindi, ecco, l'invito è, ma per qualsiasi tipo di lavoro, accertarsi, ecco, un dato importante è riflettere su a chi conferisco, soprattutto parlo di lavori di casa mia, quindi a chi apro le porte di casa, è importante fare una riflessione su chi sia il soggetto a cui io poi destino di dargli un La lavoro. prima domanda, il primo consiglio dunque è l'affidabilità sul territorio di quella determinata azienda, Assolutamente. conoscerla e riconoscerla, Esatto, ovviamente. fondamentale. Oh, beh, allora, tante questioni che possono interessare i cittadini, anche il tema delle detrazioni, delle ristrutturazioni. Io so che anche qui ci sono consigli utili da poter dare, ovviamente, a chi ne è interessato. Allora, più che consigli, diamo i numeri, la manovra è pronta, quindi vi darò i numeri delle detrazioni per l'annualità 2025 e anche i 2 anni seguenti, quindi 2026-2027. Allora, il risparmio energetico dall'attuale 65% che scade il 31 dicembre del 24 passa al 36% per l'annualità 25, per poi scendere nel 26 e nel 27 al 30%. Tranne che per le prime case, dove hanno un trattamento, vedremo, ma decorretto diverso, quindi più agevolato, si passa dal 65%, ricordo, fino al 31 dicembre del 24, al 50% nell'annualità 25, quindi nel prossimo anno, per poi scendere al 36% per il 26 e 27. Quindi prima casa ha un'agevolazione, lo vedremo anche nei restauri edili, rispetto alle seconde case.
Le classiche ristrutturazioni edilizie passano dall'attuale 50%, che ricordo rimane in essere fino al 31 dicembre del 24, al 36% al prossimo anno, quindi 25, per poi scendere al 30% nel 26 e nel 27. Questo per le seconde case. Le prime case, come per risparmio energetico, hanno giustamente un'attenzione diversa, e quindi viene prorogato anche per il 50% anche per l'annualità del 2025, per poi scendere al 36% per gli anni 26 e 27. Quindi rimangono le detrazioni principalmente per la prima casa, scendono per le seconde case e poi nelle annualità successive vanno a ridursi. Quindi ritengo che questo impatto, ecco, lo vedremo anche nell'edilizia, cioè rimarrà alla fine dal 27 in poi, mi posso immaginare, quindi questa è una mia interpretazione, le imprese edili storiche che avevamo prima dei super bonus, d'accordo? Il super bonus ha drogato il sistema, uso questo termine improprio, quindi ha fatto anche nascere molte imprese nuove che si esauriranno, a meno che non siano abili a rimanere sul mercato e quindi a sfruttare la necessità di intervenire sul parco immobiliare degli italiani e dei triestini, che è datato, quindi c'è necessità di intervento. Certo, deve essere capace di rimanere sul mercato con il prezzo giusto, che non vuol dire il minimo prezzo, vuol dire il prezzo giusto con tempistiche corrette, con una qualità del lavoro, questo è importante. Molte volte ritorno al discorso iniziale, il committente non è dedica poco tempo per verificare la qualità del lavoro. La qualità è importante, quindi un preventivo ben scritto, dettagliato, che mi descriva come sarà fatta la mia casa. Attenzione che il preventivo poi scritto ti dà anche in mano un pezzo di carta con la quale puoi dialogare e confrontarti con l'impresa. Ecco, le imprese strutturate, storiche, triestine, sono abituate a far questo, ecco. Lo vediamo un po' meno negli improvvisati, ecco. Diffidare assolutamente dei preventivi verbali. Il preventivo verbale o a consuntivo dei lavori Certo. è molto pericoloso, ecco. Io, personalmente, si sconsiglia anche nel rapporto amichevole tra il cittadino e l'impresa, qualora ci sia un vincolo di amicizia. Cioè, un preventivo deve essere scritto, ecco. Non lo prevede la norma, ma è buona prassi che un preventivo sia scritto e sia firmato da entrambe le parti. Questo è un contratto, vincola i due. Il preventivo deve essere anche dettagliato. Più dettagliato è, meglio è per tutti, perché sono le regole del gioco. Meglio è per l'impresa mia che ha detto: no, non ti ho detto che alla fine ti facevo le grondaie di color verde scuro. Le grondaie non venivano toccate, cito un esempio. Se invece le grondaie sono citate nel preventivo e sono accettate, oltre a farmi il cappotto, di farmi la manutenzione, era previsto anche le grondaie, cito l'esempio di prima. Quindi è molto importante che il preventivo sia articolato e Ne documentato. ho viste anche io di cose personalmente andando in giro. Effettivamente bisogna anche sapersi dotare forse di un professionista che sappia leggere le carte, se uno ha la possibilità, Certo, ovviamente. non siamo dei tutologi, quindi non è una vergogna rivolgersi. Ovvio che aumento i costi, dipende da che tipo di opera devo fare, no? Se uno deve farsi al proprio interno l'ammodernamento del bagno o del proprio servizio igienico o cambiare i serramenti, non, può anche non servirmi un professionista esterno. Quando però c'è una casetta mono bifamiliare e faccio un intervento più impattante, è qualora che in quel caso devo spendere anche dei denari che sono importanti per un professionista che quindi mi faccia direttore lavori, quindi mi verifichi sia l'andamento dei lavori, ma verifichi poi che l'impresa lavori correttamente, proprio perché magari io famiglia faccio un'altra cosa di mestiere, e quindi non sono in grado di valutare quello che Certo. mi viene fatto. In un flash, direttore Eva, visto che abbiamo questo minuto e mezzo, lo stato di salute delle imprese Confartigianato è sempre molto vicino, ovviamente, alle persone, alle famiglie, agli imprenditori. Lo stato di salute è buono, devo dire che si chiude un'annualità buona, stiamo attenzionando da questi dati soprattutto l'edilizia e non solo l'edilizia, anche l'impiantistica che si è incagliata sul discorso super bonus, quindi abbiamo delle criticità legate a questo preciso status, però devo dire che l'artigianato è buono, a Trieste contiamo 4.700 imprese artigiane, con una media di 2,5 addetti per impresa, l'occupazione è anche costante, quindi buona, anzi si è alla ricerca costantemente di figure specializzate, queste sono quelle che mancano, quindi ci sarebbe anche più lavoro, ma manca lo specialista. Lo specialista in tutti i settori, cioè manca il capo cantiere in edilizia, manca il pasticcere, cioè il professionista che sa farmi un dolce ben fatto, manca il panificatore, che è quello che vuole lavorare la notte, manca l'operaio che sappia manovrare macchinari a controllo numerico, quindi nella metalmeccanica. Parliamo quindi di persone specializzate, queste
Mancano, ma posso dire anche che mancheranno, perché non c'è neanche, ecco, le imprese si stanno rubando l'una con l'altra alla fine, e quindi questo è un dato triste se vogliamo commentare. Quindi l'artigianato sta andando, come le piccole imprese in genere, bene, e riteniamo che proseguirà su questo film. Peccato che non ci siano operai specializzati in circolazione in maniera numericamente superiore, perché l'impresa potrebbe crescere ancora di più. Grazie Enrico Eva, direttore Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Beh, al prossimo appuntamento magari seguiremo anche l'andamento grazie a questi dati. Certo, Grazie e buon lavoro. anche a voi, grazie dell'invito. Grazie per averci seguito questo approfondimento. Rimanete con noi fra pochissimo alle 13:20 il notiziario di Tele4 con tutte le notizie raccolte nell'arco della mattinata. Fra poco. Buon pomeriggio e bentrovati all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Ho difeso donne e bambini che uscivano dal Pala Trieste. Ha parlato ai nostri microfoni uno dei quattro feriti nell'agguato all'esterno dell'impianto sportivo organizzato da Ultra di Varese e di Udine, che sono riusciti a eludere le misure di sicurezza. Al servizio di Marco Stabile. Mi sono trovato uscendo dal palazzetto 20 persone vestite tutte di nero, incappucciate con bastoni, sembrerebbe anche qualche lama, perché hanno visto anche qualche lama, aggredire le persone che passavano davanti a loro, e io ho dovuto intervenire, perché se no andavano contro famiglie, donne, bambini. Ha 52 anni e 3 figli, il tifoso triestino che viene preso a bastonate in queste immagini. Prima due, poi tre, poi quattro ultra incappucciati con il volto coperto. Prima lo prendono a colpi con le mazze, poi a calci. Avendo visto quelle immagini proprio prima della nostra intervista, ha detto: tutto sommato, mi è andata bene. Ho cercato di difendere le persone che erano fuori dal palazzetto. Tra l'altro la vediamo proprio in quel video a terra in cui tre le danno colpi in testa. Sembrerebbe, purtroppo, le botte le ho prese, ma mi dispiace solo per questo evento, per la Pallacanestro Trieste, per il pubblico, per le famiglie che normalmente frequentano il palazzetto, come me. Devo quasi lanciare un appello dicendo che non dovrebbe nemmeno esserci il problema di sicurezza in una partita di basket. Secondo me assolutamente no, ma da nessuna parte, no? Se fossimo dei veri sportivi. In realtà esistono persone di questo tipo che, dove, insomma, abbiamo visto ieri sera cosa possono fare. Quando era a terra, cosa ha pensato quando le davano con le mazze di legno e come ne è uscito? Perché non era facile. Questo non lo so, è da film, però sicuramente ho pensato ai miei figli, ho 3 figli, e ho pensato alle famiglie, alle persone che vanno a vedere uno sport sano, che lo sport è sano e che non devono esistere queste cose. Da quello che ho capito, un poliziotto fuori servizio in qualche modo l'ha salvata. Sì, questo sì. Per quelli che erano presenti hanno fatto, credo, il possibile. Come sta? Beh, un po' abbattuto, però dai, bene. Mi pare, da quello che ho capito, 4 punti in testa e tante Sì, botte. sì. Punti in testa, un po' di botte, però dai, non sono questi i casi, no? Bisognerebbe capire perché queste persone fanno questo. Dunque la ricostruzione degli scontri all'esterno del Pala Trieste. Nei video postati sui social si vedono alcuni momenti cruenti dell'aggressione di una ventina di ultrà di Varese e Udine nei confronti proprio della tifoseria triestina. Vediamo. Un posto e partita trasformatosi in incubo in via Flavia, con tifosi triestini presi a bastonate con mazze di legno da una ventina di supporter di Varese e, a quanto pare, con alcuni infiltrati di Udine. Le due tifoserie sono gemellate, tutti incappucciati a volto coperto. Quattro i feriti, tre triestini e una poliziotta, fortunatamente non in modo grave. Quella a cui è andata peggio è stato un 55enne. Per lui trauma cranico, 4 punti di sutura alla testa e botte dappertutto. Stando a quanto confermato da diversi
diversi testimoni, i protagonisti della violenta aggressione sarebbero usciti anzitempo dal Pala Trieste, almeno 5 minuti prima del termine del match vinto dalla Pallacanestro Trieste. L'obiettivo era quello di aspettare i tifosi triestini all'uscita dell'ingresso principale del palazzetto, un settore da dove non defluiscono i tifosi della Curva Nord, bensì le famiglie che hanno l'abbonamento in tribuna o in secondo anello. Ed è proprio in quel punto che è andato in scena l'agguato tra fumogeni, petardi e soprattutto mazze di legno che evidentemente erano state nascoste nelle auto in sosta e pronte all'uso. Il tutto davanti a donne, bambini e mini atleti delle società sportive del territorio. I tifosi più caldi di Trieste sono arrivati solo in un secondo momento, quando il pestaggio ai danni dei tre supporter giuliani e della poliziotta era già andato in scena. Sul posto, in breve, il tranquillo clima di festa tipico del palasport si è trasformato in un campo di battaglia, accogliendo tre ambulanze e una raffica di volanti di polizia. Resta da chiarire però perché le misure preventive di sicurezza non abbiano funzionato, perché per almeno una decina di minuti, secondo diversi testimoni oculari, gli ultra di Varese e Udine abbiano agito senza opposizione provenendo da Piazzale Valmaura. Tutto questo prima che il cordone di polizia riuscisse a calmare gli animi dopo aver concluso le operazioni di accompagnamento post partita dei tifosi ospiti. Ora si lavora sull'identificazione dei responsabili di un gesto di violenza inaccettabile. La questura il giorno dopo assicura: li prenderemo tutti. Ancora una volta sono i poliziotti a fare le spese dell'azione scellerata nei soliti professionisti del disordine, i quali sotto le spoglie di tifosi della squadra di basket di Varese sono riusciti a venire a contatto diretto e allo scontro con i tifosi della Pallacanestro Trieste, lo scrive in una nota il segretario provinciale SIULP Francesco Marino, che invoca una svolta per una gestione più oculata delle risorse pubbliche che garantisca più sicurezza evitando sprechi e garantendo che la cittadinanza si aspetta quello che la cittadinanza si aspetta dagli uomini in divisa. Sull'agguato ai tifosi triestini all'esterno della struttura è intervenuto anche l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, presente come di consueto alla partita di ieri. Ecco le sue parole. Non possiamo definirli tifosi, ma semplicemente teppisti anche incoscienti, perché andare a provocare una rissa poteva finire anche peggio, visto che i nostri tifosi di Trieste, che erano presenti in massa, non hanno partecipato. Quindi la nostra tifoseria, come sempre, si distingue per competenza e serietà, mentre altri debbono essere attenzionati e magari dargli dei DASP, in maniera che non possono più permettersi di entrare in un palazzo dello sport, dove deve vincere lo sport, il grande sport, quello dei valori, come quello di Nino Benvenuti con Emil Griffith, come quello di Jesse Owens con Lunz, dove prevale lo sport contro le barriere ideologiche, contro le barriere di qualsiasi colore della pelle. Quindi quello è lo sport che ci piace e non questo schifo che abbiamo visto ieri. E siamo pronti a collegarci con la sala operativa della polizia locale, l'ispettore Schillani con noi al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego, ispettore. Allora sì, innanzitutto la mattinata per fortuna non è stata interessata da sinistrosità, quindi non abbiamo rilevato incidenti degni di nota sul territorio comunale, bensì siamo stati oberati dalle rimozioni per sgomberare le strade interessate dalle innumerevoli ordinanze e lavori che sono presenti in città e divieti mobili, quindi questo è il problema, diciamo, che ci ha impegnato per la mattinata. Attualmente non abbiamo interventi in atto degni di nota e traffico abbastanza scorrevole sulla rete viaria nella media stagionale, nulla di particolare. Per quanto riguarda le manifestazioni che continuano nella giornata delle Forze Armate, questo pomeriggio alle ore 17 avremo la Maina Bandiera Solenne con l'interruzione del traffico sulle rive, come sempre, dal Mercato Vecchio a Piazza Tommaseo. Questa interruzione dovrebbe avvenire circa di un 10 minuti, un quarto d'ora massimo, per mettere a punto la manifestazione. Inoltre, per quanto riguarda i lavori, questa mattina è stata chiusa la via di Romagna, siamo all'altezza del civico 192 per gli interessati, per i residenti in zona, quindi siamo tra via Cantù e via Commerciale. Inoltre ci sono lavori in piazza Volontari Giuliani via 20 settembre, lavori di potatura, anche qui abbiamo sgomberato l'area, a fare attenzione al cestello mobile, operai che stanno operando, appunto, i lavori sono di potatura. Inoltre ricordo che dalle ore 12 è stata interdetta l'area di sosta antistante alla zona marittima per l'arrivo delle navi da crociera. Questa chiusura delle rive per la sosta, non per la viabilità, riguarderà le giornate di oggi fino alla giornata dell'8 novembre, quindi per un paio di giorni.
le rive non saranno adibite a zona di sosta. Ultima cosa, anticipo per domani: domani pomeriggio ci saranno altri divieti che sono già in atto, ci sarà anche delle brevi chiusure lungo la via quella del Castagneto nel pomeriggio per le riprese del film che è ancora presente in città, è una via secondaria, l'interruzione delle abilità saranno di pochi minuti in questo lasso di tempo pomeridiano. Altre cose al momento non ci sono, restituirei la linea. Grazie Ispettore Schillani, buon lavoro a tutti voi della sala operativa della Polizia Locale. E torniamo al nostro telegiornale, torniamo a parlare di basket, ma stavolta per mostrare la partita, gli highlights della partita, perché la Pallacanestro Trieste domina di fatto Varese, 107-81 il risultato finale, con 6 uomini in doppia cifra, migliori realizzatori Valentine e Brown. È la quinta vittoria in 6 giornate per i ragazzi di coach Christian. Canta San Giusto dal suo campanil. La campana suona a festa nel giorno del patrono per la quinta vittoria in 6 gare di campionato della Pallacanestro Trieste, che domina la partita con Varese per 107-81. Una prova corale con 6 uomini in doppia cifra e tutti i giocatori impiegati a segno. Solo Reyes a riposo e la leadership sui 28 metri dell'estroso Valentine e del concretissimo Brown, 21 e 20 a testa. Lo start dei biancorossi è di quelli fulminanti, 14-4 in meno di 5 minuti di gioco, con Valentine e Brown a scambiarsi assist e responsabilità offensive. La formazione ospite, orfana di Mannion e scossa dalla verve triestina, trova discrete risposte in campo da Gabriel Brown e Gray, ma non riesce a impensierire seriamente Trieste quando si tratta di dominio, rimbalzo e secondi tiri a segno. I tapin di Brooks e le due triple di fine primo quarto di Yutov sanciscono il 27-15. Ancora uno sprint in stile raffica di Bora nel secondo quarto. Valentine mette in ritmo chiunque entri in campo, eppure un buon campo grande. Brooks è una piovra sotto le plance, mentre gli ospiti, guidati da coach Herman e dal vice e grande ex Legovic, si affidano a Hans e Johnson per ritrovare un po' d'efficienza offensiva. A Trieste però basta innescare nuovamente Brown, che con una tripla e una schiacciata da urlo manda tutti negli spogliatoi fra gli applausi sul 50-32. Nella ripresa un ottimo Johnson apre le danze, prezioso nel fare sempre la cosa giusta dopo un errore e nel non mollare mai di un centimetro. Poi Denzel Valentine estrae la sua chitarra e srotola sul parquet il talento che ha a disposizione. È il momento di chiuderla e di farlo dando spettacolo. Prima l'assist a Brown per la tripla passando la palla dietro le spalle, poi quello per Yutov sotto la gamba in corsa per la poggiata. Su 67-40, terzo quarto ancora aperto, la gara è già chiusa. Da segnalare la mossa strappa applauso del coach del quintetto. Da segnalare la mossa strappa applauso di coach Christian, il quintetto tutto italiano negli ultimi 4 minuti di partita, che invece di subire il classico mini rientro ospite, porta la squadra nuovamente sul più 27, massimo vantaggio del match. Il messaggio è chiaro: per lottare per i piani alti della classifica tutti devono essere coinvolti. Arriva Trento, l'altra ammazza grandi, e anche sul fronte tricolore tutti sono pronti, non solo Ruzze e Candu, ma anche i propositivi Bossi, Campogrande e De Angeli. E stasera alle 21.10 torna al Caffè dello Sport proprio con Marco Stabile, ecco i suoi ospiti, Mike Carceri del Pallacanestro Trieste, il general manager, Alberto Tonut, campione europeo di basket, Ryan Lazzac, attaccante della Triestina, Roberto Rizio di City Sport. Per l'approfondimento con la pallanuoto invece Daniel Podgornik, difensore della squadra di Serie A1 maschile, e Francesca Colletta, difensore della squadra di Serie A1 femminile. Al termine del match, della partita, Marco Stabile ha intervistato coach Jamion Christian. Coach, an extremely different win from the others. Trieste dominate on the court, at rebound, in offense, in defense. Yeah, you know, the focus this week was to really do well in the physical parts of it, extra efforts, rebounding on off the glass. It's good to see our team being able to go out there against a great offensive team, a great offensive team. Ecco, la cosa importante in questa partita era il nostro sforzo a fare di più sotto canestro, a rimbalzo, nella parte fisica del gioco, contro una squadra molto forte offensivamente. Ora Trieste non è più l'underdog del campionato, ma si lotta per il vertice. Now Trieste is not the underdog of the league, but we fight for the top. Well, you know, I think we've got great players who are always want to be competitive. They expect to win, they expect to play well.
You know, we can't worry about what people say on the outside. We can only try to get better every single day. I think we've got a good singular focus to do that. Ecco, abbiamo grandi giocatori, abbiamo giocatori che possono fare grandi cose, dobbiamo focalizzarci su noi stessi, non su quello che pensano gli altri, e migliorare giorno dopo giorno, step by step. C'è stato anche un momento particolare, importante, alla fine della partita, in cui hai messo 5 italiani in campo. There's a significant moment of the game in the last quarter when you put 5 Italians on the court and they do well. Yeah, I love everyone on our team, and I think everyone on our team has an ability to help our team and make an impact. I'm going to keep trying to find ways to put them on the floor in the best moments for everyone, not just our Italian guys, but everyone on our team. And, I knew those guys would play well, and I was excited for them to get a chance. Tutti possono dare il loro contributo, tutti gli italiani possono essere importanti in questa squadra, quindi ho voluto metterli tutti assieme alla fine per dare comunque un segnale, ma credo davvero in tutto. E ora a Trento. You know, we'll start preparing for them as the week goes on. You know, I just want to keep getting our guys better. You know, the one thing is when you have talented, competitive, smart guys, they know the magnitude of the game, and we're going to need to continue to rise our ability when the moments matter the most. You know, I know they'll be excited to play against a very strong opponent. Siamo molto contenti di giocare contro una squadra fortissima, lavoreremo duro in settimana per preparare la sfida, abbiamo una squadra molto competitiva ed ora da domani ci prepareremo. Grazie coach, thank you. Thank you so much. Thank you. Ora il calcio, gli highlights della partita Pro Patria Triestina. Sentiamo Bernardo Gulotta. Nuova giornata, nuovo appuntamento della Triestina che quest'oggi a Busto Arsizio sfida la Pro Patria. Si trova in una zona, diciamo, di seconda metà di classifica, intanto è partita in questo momento la sfida. La Pro Patria in attacco ora, questo terzo minuto di gioco, con un tiro dritto in porta, una fucilata raso terra che non sorprende il portiere Ross, che blocca con sicurezza. D'Urso, ancora D'Urso col pallone tra i piedi. Scodella in avanti per Vertainen, ottimo lo stop del numero 9, il tiro e la parata di Rovida. 19 minuti, tiro in porta, occasione per Vertainen, egregio stop a controllare il cross di D'Urso, qui lo riapprezziamo, poi il sinistro è l'intervento del portiere. Crollis che ora lascia Vertainen, Vertainen entra in area, pallone sul destro, poi sul sinistro, in mezzo il tiro di Crollis, murato da un giocatore della Pro Patria. Bielefeld alza il pallone, poi guarda verso Attis, Attis da fuori area. La conclusione però è parata, fischia l'arbitro alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Primo pallone toccato dalla Pro Patria, che però non lo ottimizza. Bielefeld lo vede sfilare nella sua zona di competenza, cerca il rinvio, regala però il pallone a Pitù che tira dopo il rimpallo fortuito generato da un rinvio di Bielefeld. In avanti dove c'è D'Urso, D'Urso buono il passaggio per Attis, Attis il tiro, la respinta con le mani di Rovida, il pallone ancora lì, Correia, Sambu scusate, prova a mettere un pallone in mezzo, svirgolata dalla difesa della Pro Patria. Largo Piran, si allarga anche a destra Somma, viene visto dal numero 10 che poi cerca la soluzione offensiva direttamente su Pitù, il tiro di Pitù, la parata di Ross, questo tiro insidioso, ancora padroni di casa. Intervento di Bielefeld in scivolata, il tiro di Meglic, la parata strepitosa di Keller Ross sul tiro della Pro Patria. Cambio rapido con Vallocchia, non arriva però il passaggio, il tiro di Germano all'improvviso, botta che esce di poco, recupero, lascia giocare ancora qualche secondo l'arbitro. Somma si gira, Nicco, cross di Nicco a liberare il compagno, la parata di Keller Ross. Ultimo tentativo della Pro Patria, ultima azione di questa partita fra Pro Patria e Triestina che si chiude sullo 0-0. Sentiamo dunque le parole di mister Clotet alla chiusura del match. Dovevamo tagliare tutta la situazione di palla inattiva e difensiva e anche creare più pericolo in palla inattiva offensiva. Penso che quello la squadra si è lavorato molto, ci abbiamo messo molto tempo, molto analisi e abbiamo fatto un passo avanti importante. Quello non vuol dire che non soffriamo, no? Perché alla fine non è che si può dire che non ti segnalano mai, ma penso che la squadra adesso si trova in più comunità, ma deve continuare. E l'altro punto era su tutta la fase, la verticalizzazione, la velocità dell'attacco, la fase della preventiva, con molta intensità, molta aggressività, anche questo è stato
gestionavo la situazione e tutto il senso difensivo di squadra e non prendere le situazioni di gol con tanta facilità. E l'ultimo punto era chiaramente migliorare il numero di occasioni di gol che anche abbiamo migliorato il numero chiaramente di situazioni di gol, non stiamo riuscendo a trovare la porta, no? Dobbiamo continuare a lavorare molto su questa situazione. Dobbiamo, come detto prima, ritrovare una squadra che ha iniziato un po' tardi a fare un lavoro fisico importante, eravamo indietro dal ritmo con tutte le squadre. Oggi si è visto un primo parecchio, qualche volta la Triestina è stata un po' meglio fisicamente, ma non lo ha potuto sostenere, come hai visto il secondo tempo. Adesso, il secondo tempo è una partita equilibrata, perché noi non riusciamo a mantenere il ritmo e l'intensità che avevamo nel primo tempo, per quello, no? E sulla tattica che ho lavorato e ho cambiato il modulo, penso è partito delle incertezze la squadra, perché non voleva affrontare questa situazione bruttissima che noi abbiamo, della perspettiva dei calciatori fuori ruolo che non capiscono bene che devono adattarsi un ruolo, è una società che ha preso tanti calciatori stranieri che non fuori, che si mette tanto tempo a mettersi insieme e l'ho fatto, abbiamo scelto un modulo dove tutti più o meno sono al ruolo che conoscono bene, per dare un po' di sicurezza su questo che va insieme con il piano mentale. Ci fermiamo per una breve pubblicità, torniamo. Una solenne cerimonia al Sacrario di Re di Puglia per la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Presente anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Laura Bucarella. Diluviava, te lo ricordi? Ma diluviava proprio. Oggi c'è il sole, un buon presagio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha partecipato alla celebrazione dell'Unità Nazionale alla giornata delle Forze Armate a Re di Puglia, salutata da una bella giornata di sole ma dalla partecipazione contenuta. Erano presenti anche alcune classi delle scuole locali. Soffermandosi brevemente a salutare alcune persone tra il pubblico, La Russa ha auspicato che il 4 novembre torni a essere celebrato come festa nazionale e ha ricordato i valori sui quali è fondata la Repubblica Italiana. Della pace, della indipendenza, della unità nazionale, dell'amore verso, oggi dobbiamo ricordarlo, verso coloro che hanno dato la vita per preservare la nostra libertà, la nostra indipendenza, la democrazia e i valori della nostra Costituzione. Sono grazie. A rischio oggi? No, assolutamente no, finché abbiamo delle forze armate così forti e leali, nessun rischio neanche ipotetico si può immaginare. Arrivederci. Grazie. Presente al Sacrario dei 100.000 anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha tenuto il discorso ufficiale. Quindi quello che noi dobbiamo, secondo me, imparare è che alla fine di questo lunghissimo periodo novecentesco di una guerra mondiale, una seconda guerra mondiale, la resistenza, la guerra civile, tutto quello che è successo, alla fine questi morti ci invitano ad essere innanzitutto italiani, a ricucire le pagine della storia e sapersi trovare almeno nei momenti più solenni come tutti italiani sotto la stessa bandiera, al di là delle differenze politiche che devono esserci e che devono rimanere. Questo secondo me è il messaggio più importante. Inoltre dobbiamo ricordarci che se c'è un futuro di pace, un futuro di libertà e democrazia è grazie alle nostre forze armate. Il pugile triestino Luca Chiancone ha conquistato un'altra cintura dei pesi medi, quella di campione mediterraneo IBF. Vediamo. Luca Chiancone, altro incontro, altra cintura, mi viene da dire. E in brevi tempi, come ho abituato un po' tutto il pubblico italiano e quello triestino, in un round e mezzo abbiamo portato a casa una cintura contro il forte spagnolo Fernando Jaquero. Questo ci ha proiettato in questo momento tra i primi 100 al mondo, precisamente 94esimo, tra i primi 20 in Europa e naturalmente primo in Italia. Questo è l'inizio, l'avevo già detto, ora pensiamo all'europeo e lo porteremo a casa, per Trieste, per me e ovviamente per tutti i miei sostenitori. Facci vedere la cintura e spiegaci come è fatta, dai. Allora, questo è il titolo italiano. Questa la conosciamo. Lo conosciamo molto bene dal primo dicembre, che è stato epico. Questa naturalmente a livello di fattura un po' più bella, più preziosa, perché è una sigla mondiale tra le quattro ovviamente, ed è la prima cintura per arrivare al titolo mondiale e ambire veramente a quello che conta fuori dall'Italia, fuori dall'Europa e in America.
l'Aquila della IBF. Quali sono gli avversari per tentare di salire ulteriormente di livello? I migliori come me, non esistono mezze misure, non esistono scorciatoie. Sono arrivato in 13 match a fare 5 titoli, match titolati, e questo perché dal primo momento ho deciso di fare riscaldamento con pugili al mio livello, senza passare per mestieranti, facendo mezza misura, provando ad essere ciò che non ero. Il mio obiettivo, il mio motto è sempre stato quello di essere, non sembrare di essere, e l'ho dimostrato. Riportare un match a Trieste è pensabile? Ci sto pensando molto bene, col Magnesi Boxing Team, la mia promotion, ci stiamo organizzando. Ho delle grandi novità per tutto il pubblico triestino, qualcosa si sta muovendo e vi dimostrerò che con il prossimo anno la grande box torna a Trieste. Se il primo dicembre 2023 è stato un gran successo, vediamo di fare un bis con il prossimo anno, ma non dico di più, è una sorpresa. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.